Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale Ai Caterpie. Quest'oggi voglio presentarvi la nuova lista del Control. Ebbene sì, i Control non sono morti fuori un oranguru, sotto un altro, sotto forma di Ectadrill. Prima però, sigla. Ebbene sì, i Control in generale non sono morti e sono qui pronta a dimostrarvi che ancora adesso possono dire la loro. Sicuramente hanno perso tante carte importanti, ma non per questo l'idea del lock è andata a farsi benedire. Questa è anche la lista che sto usando alla Ai Caterpie Invitational 4, il torneo da me creato che si sta svolgendo. Il primo turno è finito, tutti quelli che d'ora in avanti mi incontreranno sanno che questo è il mazzo che sto giocando. Almeno per i primi 4 turni di gioco. Allora, due parole sul Control. I Control non sono mazzi facili da giocare, sono mazzi che escono completamente da quelle che sono le idee normali del gioco. Questo mazzo non fa premi, non vince facendo premi, non dovete fare premi soprattutto. Questo mazzo va in sotto, questo mazzo deve perdere fino a quando non vince. È un discorso assolutamente assurdo, ne sono consapevole, ma è anche questo il motivo per cui questo è sicuramente il mazzo più difficile che da giocare in formato, per cui non lo consiglio ai neofiti. Se avete appena iniziato a giocare, ragazzi, guardate questo video perché almeno entrate nella consapevolezza che questo mazzo esiste, non giocatelo. Iniziate con altro, dopodiché può anche essere che non vi piaccia, ragazzi, tantissime persone detestano questi mazzi e io invece li amo, li adoro assolutamente, mi piace giocarli, li trovo una sfida decisamente impegnativa riuscire a padroneggiarne al massimo le arti e ora vi spiego per quale motivo funzionano e secondo me sono così interessanti. Dunque, i Control di per sé si basano sul concetto di andare per l'appunto a controllare il gioco dell'avversario. In che senso? Per poter andare a controllare il gioco dell'avversario, io devo mettere l'avversario in una situazione da cui non può più uscire. Questa situazione in particolare è quella situazione in cui con il reset stamp, dopo che l'avversario ha preso un po' di premi, in generale se rimane a 2 a me va bene. Con il reset stamp, se riesco a farlo prima ovviamente meglio, ma altrimenti con il reset stamp gli mischio a mano nel mazzo e gli lascio 2-3-4 carte in mano. Dopodiché Elite Surge, che mi permette di giocare più supporto in un turno, quindi dopo di questa ne posso giocare altre due, una in più del solito, se non altro. Jesse James, scarto due carte, io scarto due carte alla mano, l'avversario ne scarta due, sceglie lui quali carte scartare. È anche vero che se ha soltanto due carte in mano, rimarrà senza carte in mano, per cui Jesse James sono a zero, e bello, l'avversario non ha più carte in mano. Boss Order, chiamo davanti un Pokémon dell'avversario che so per certo non mi attaccherà il prossimo turno. È rilevante quale Pokémon sia, l'importante è che il prossimo turno non mi attacchi. Chip chip, guardo le prime tre carte in cima al mazzo dell'avversario, ne scelgo una, gliela metto in cima, le altre due le rimischio al mazzo. Per cui in questo momento io sono entrato all'interno di quella situazione chiamata Lock. Il mio avversario ha un Pokémon davanti che non può attaccare, non può ritirare, perché? Perché ho scelto io cosa chiamargli davanti, no? E scelgo io, grazie al chip chip, quale carta pescherà al prossimo turno. E posso continuare questo lock praticamente all'infinito. In che modo? Semplice, con Excadrill, che è il nuovo l'oranguru, l'oranguru 2.0. L'immagine è straordinariamente brutta, ma l'effetto non è male. Con una lotta mischio 4 carte alla piede di scarti nel mazzo. L'oranguru ne mischiava 3, questo ne mischia 4. Per cui io posso continuare a riprendere sempre le chip chip e nel frattempo, dato che continuo a riprendere carte, cosa faccio? Prendo i martelli, abituatevi, io perdo una marea di partite perché faccio troppe croci, questo gioco è fatto male sotto tanti punti di vista e escono molte più croci di quante teste, in generale la proporzione è 2-3, per cui abituatevi ragazzi, secondo me pazienza. La cosa che non è importante è, anche se c'è croce, pazienza, perché? Perché a lungo andare si vince, è un po' come, non mi viene in mente un esempio che non sia brutto, per cui a lungo andare si vince, perché? Perché possiamo recuperare i martelli con Excel ancora e ancora e ancora e ancora e ancora, prima o poi esce testa. Fidiamoci di questa cosa, no? E nel frattempo il mio avversario ha un Pokémon davanti che non può ritirare, non può attaccare. Io con la chip chip sto continuando a riguardare le carte del mio avversario in modo che non abbia mai nulla di buono. Il mio avversario gli faccio piazza pulita con i martelli
il gioco è fatto, sostanzialmente. Vogliamo arrivare per l'appunto in questa situazione. La situazione ideale è una situazione in cui il nostro avversario è sotto questo lock. Ci sono ovviamente tantissime variabili prima di arrivare a questo punto, ma questo è come si vince. Si vince questo mazzo facendo il lock. Come arriviamo a quel punto? In vari modi. Intanto vogliamo pescare il più possibile. Inizialmente nella lista c'erano anche le research. Me ne rendo conto, le research sono delle carte fantastiche. Il problema però è che posso permettermi di giocare le research per buttare via ogni tipo di risorsa e finire il mazzo il prima possibile se ho dall'altra parte un oranguru che è un base che con energia mi dà una mano e fa tirare fuori quello che vuole. Qua non ho un base, io qui ho un'evoluzione un po' più complicato, per cui ho preferito sfruttare un mazzo più lento, tuttavia che non scartasse troppe cose, anche per non arrivare alla fine troppo ingarbugliato, per cui 4-4 cincino, assolutamente, li voglio il prima possibile, voglio pescare, doppio Zachan, non ci sono energie mentali nel mazzo, assolutamente no, ci sono invece 4 capture che mi danno una enorme mano a tirar fuori lo Zachan all'inizio e le 3 lotta. Quindi cosa mi serve Zachan? Per pescare 3. Voglio solo e unicamente pescare 3, non mi interessa di tutto il resto, voglio solo pescare 3. 4 quick ball, 4 capture e doppio Zachan, sono le prime carte che vado a prendere lo Zachan, prima, immediatamente. Poi arriva tutto il resto, dove 2 di Excadrill non se ne può fare meno, con un super rod, fondamentale il rod, non togliete il rod, perché? Perché se avete davanti un Excadrill non giocate il rod, un drill bue nei premi non potete più rifare Excadrill, per cui giocate il rod, per forza. Un Absol, senza nessun motivo apparente il gioco mi ha buttato fuori, per cui dicevo, un Absol per aumentare il costo di tirata all'avversario. Perché un Absol? Questo fa in modo che l'avversario, anche se ha un Pokémon che ritira uno, non sia sufficiente per ritirare. In che situazione è buono? Facciamo che chiamiamo davanti un Crobat o un Dedenne, ok? Se tra le carte, tra le 3 carte di Chip Chip, cioè supporter e un'energia, col fatto di avere un Absol in panchina che in questo modo obbliga l'avversario a tirare a 2 invece che a 1, l'energia gliela possiamo anche dare, tanto con quell'energia non potrà comunque ritirare. Questa è una delle tante situazioni in cui è utile Absol. Mew, perché? Perché in giro c'è l'Inteleon. Fa 60 in panchina, non si può giocare senza Mew. Il fatto che mi vada a prendere tutta la panchina è qualcosa che mi dà molto 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 fastidio, per cui Mew. E un 2-2 di Persian, questa è sicuramente la carta più forte che avete nel mazzo. 20 danni, irrilevante, poteva anche fare 0 al mazzo, ce l'avevo comunque. Guarda la mano dell'avversario e scarta carte finché non ne ha 4. Guardate bene, guarda, quindi sei tu a guardare la mano dell'avversario e sei tu a scegliere cosa scartare. Ci sono tante carte simili a questa, non c'è nessuna come questa. Perché il fatto che scegli tu vuol dire che se l'avversario ha un po' di carte in mano, fai anche, non so, 7 carte in mano, gli ne scarti 3 e gli ne lasci 4 che sono davvero brutte. L'idea è lasciarlo senza carte utili in mano, per cui lo Zachan, il Persian. Il resto è un mix di consistenza e disturbo. In che senso? Ci sono 2 bambole per prendere dei turni buoni, Palpad perché di fatto giochiamo solo il turno dei supporter e vogliamo avere quante più carte possibili nel mazzo. Birdkeeper, non mi interessa tanto pescare 3, mi interessa avere un po' una supporta che mi permetta di ritirare, di switchare. È fondamentale avere sempre una di queste carte. Doppio Boss Order, 4 Cinzia e Caitlyn, perché oltre a pescare mi fanno recuperare i supporter. Sono sicuramente la carta che più voglio qua dentro. Doppio CZ, doppio Jesse, non ce la posso lavorare. Doppio Jesse James, doppio Surge e doppio Yael Grant. Questo Yael Grant vi permette di fare tante combinazioni utili, tra cui sicuramente far sparire un'energia, vabbè, primo turno Eternatus OP, ci siamo. Altrimenti il vostro avversario ha 4 carte in mano, quindi è libero da Persian. Bene, Surge, Yael, in questo momento gli avete non solo fatto sparire 2 energie dal campo, ma in più il Persian è attivo, perché il nostro avversario avrà 6 carte in mano e non più 4, per cui Yael, e altri 2 che se ne vanno, l'energia lasciate, che vi frega, tanto le scartate. Un palloncino, la lista è tiratissima, avessi altri 20 spazi aggiungerei altre 20 carte, assolutamente spazio non c'è, per cui si gioca con quello che si ha. Stadio, sono stato e sono ancora fortemente in dubbio sulle stadio da usare, perché
La Power Plant serve praticamente a nulla, ci sono sempre meno abilità di GX che voglio andare a parare, sempre più invece abilità in generale, per cui servirebbe una Power Plant che blocchi un po' ogni tipo di abilità avversaria, o almeno quelle dei V. Non c'è, per cui la Power Plant per il momento lasciamo perdere. Non mi interessa andare a prendere energie, dare una mano all'avversario, non mi interessa recuperare, dare una mano all'avversario, per cui cosa posso mettere che dia fastidio all'avversario? Una Wonderous Labyrinth? È vero che anch'io attacco in più, ma è anche vero che mi serve al primo turno contro DP per fargli perdere turni, o mi serve più avanti nel corso della partita per fare in modo che il mio avversario non attacchi. Io posso sempre assegnare energia in più, il mio avversario non ce l'ha, per cui lungo andare con la CC sto controllando che cosa ha e che cosa non ha. Per cui una Monolus Labyrinth e uno PR di Galarmine. La Galarmine è figa perché aumenta la ritirata di 2. Aumentare la ritirata di 2 più l'altro vuol dire che di fatto Pokémon ritira a più 3. Ci sono tante situazioni in cui bastano queste due carte per vincere la partita. Per cui dacci un occhio perché è molto 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 interessante. Anche doppio mine va bene. Insomma, la lista... Allora, questa è una di quei mazzi. Normalmente vi dico, i mazzi... La lista che presento io è una lista come tante altre. Fateci qualche partita e modificatela. Qui no. Se volete giocare questo control... E ripeto, se non siete esperti non ve lo consiglio, prendete questa lista e giocatela così com'è. Non fate modifiche per i fatti vostri. Perché? Perché io ho lavorato a questa lista, ve la sto mostrando, ed è un qualcosa che io ho effettivamente perso del tempo per testarla molto più rispetto alle altre. Per cui se ci sono delle modifiche da fare, prendetele con le pinze, magari sono carte che io ho già provato e scartato per motivi che magari voi non sapete. Per cui vi sto proponendo una lista di control, provatela così com'è. Poi avete fatto le 200 partite che servono e vi siete resi conto che Jesse James fa schifo e vincete soltanto con i ritiri? Va bene, ma almeno avete fatto le 200 partite. Non prendete questa lista modificata per i fatti vostri così senza provarla. Dovete fare tante tante partite. Perché? Perché qualcuno l'ha fatta per voi e c'è un motivo per cui è arrivata la situazione a quella lista. Per cui, se, ripeto, volete provarla, provatela così com'è. Per il resto io vado subito a farvi capire, spero, perché adoro così tanto questo mazzo con qualche bella partita. Ciao Caterpies, questo canale è sponsorizzato da Po Town Store, il negozio numero uno al mondo per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili online. Su questo sito potete trovare tutti i codici che ci sono in circolazione, dalle buste di espansione fino ai materiali promozionali, ma la cosa migliore è che vi arriveranno tutti immediatamente via mail, non dovete aspettare un secondo dopo l'acquisto. In più, con il codice sconto iCaterpies avrete diritto al 5% di sconto su tutti i materiali da voi acquistati. Cosa state aspettando? Scegliete subito Po Town Store. Tra l'altro ragazzi, mazzo control, quale occasione migliore per presentarvi la nuova grafica? Ovviamente il mio grafico si è superato ancora una volta, vi piace? Fatemi sapere se preferite questa, quella vecchia. A me questa piace tanto. Allora, cosa possiamo dire? La partenza o la quick ball per lo Zacian, per cui sono contento. Mi va bene quello all'inizio. Vediamo contro cosa sto giocando. Contro Eternatus, di per sé il matchup dovrebbe essere positivo. Perché? Perché il mio avversario ha poche energie, difficilmente hanno dei modi di recuperarle. Per cui di per sé è un matchup buono Eternatus. Gioco sul fatto che gli dia fastidio ritirare e... Shinsegeri. Scout e Chip Chip al momento non mi servono, voglio avere tre carte. Reset Stamp, al momento non mi serve, questo invece sì. Metterei in campo anche il terzo Mincino, ma preferisco aspettare un turno. Ah, ripeto, io posso fare molto male al mio avversario. In che modo? Il mio avversario attacca con due energie, vero? Vabbè, questo in particolare l'attacca anche con uno. Però nel momento in cui evolverà il D-Max, attacca con due energie. Due energie che posso fare. Non mi aspettavo di vedere una Candy nel mazzo avversario. Vabbè, niente, ho detto l'altro che gioca anche l'Obsta. Contento lui. Scoop up net. Sicuramente farmi fuori la bambola di Zitterwell è un'ottima mossa. Reset Stamp. Ok.
6x6, cambia niente. Avevo un martello, però vabbè. Black Market, irrilevante, tanto non faccio premi. Sicuramente sono carte che voleva giocare per pescare di più con Crobat. Hai voluto. Ok. Questo vuol dire che ha un'energia in mano, altrimenti è un attacco. Poke Gear. Mai che missano, i miei avversari mai che missano, è qualcosa di incredibile. Ah, spero che non trovi un altro Zigzagoon o uno Scoop Up Net. Ok. E io di quella è la mia strategia, mandare a sacrificare Pokémon sostanzialmente. Non ha trovato l'energia, povero. Ok, ah, non ha trovato l'energia, per cui buon per me. Cosa posso dirgli? Posso dirgli che un Drillbur mi interessa averlo giù, così come il Mincino. E posso scartare invece il mio per pescare due. Ok, queste sono carte brutte. Posso fare Cinzia e Caitlyn, scarto una per pescare tre. Una testa? Sì, grazie, gentile da parte tua. Allora, potrei evolvere. Il problema cos'è? Che se per qualunque motivo ho modo di ammazzarmi questo mincino mi dà fastidio, per cui preferisco aspettare un turno. Vedo che potrei tirare, però non so se ho il rod nel mazzo o meno. Per cui me la vado abbastanza easy. Energia. Tanto prima o poi la darò qua, per cui faccio così. Allora, nel video che vi ho fatto vedere, quindi nella mia personalissima lista di Eternatus, il video se non l'avete ancora visto recuperato è sul canale, io gioco i Turbo Patch. Gioco Turbo Patch proprio per uscire da questa situazione, perché in questo momento se il mio avversario non gioca Turbo Patch, lui non attaccherà mai più. Mai più. Perché? Perché sono pieno di yell e modi per recuperarli, per cui... Oh, bravo, tira fuori Upa! È l'unico modo praticamente di riuscire a fare qualcosa. Però insomma, se la partita... Se non ha modi di assegnare un'altra energia, questi Eternatus sono belli che finiti. Per cui tutte le sue partite in questo momento andranno avanti con Upa. E anche lì gioca tante carte inutili nel mazzo, per cui è difficile che abbia messo anche gli switch e altro. Il matchup contro Eternatus è praticamente un auto win. Devi essere molto 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 bravo e molto preparato per affrontare questo matchup. E non devi mai mettere giù Eternatus, tanto per dirne una, non ti serve. Per cui già di per sé avere un ottimo matchup contro uno dei mazzi più giocati in formato è ottimo, è buono. Per cui anche soltanto per quello lo consiglio. Ci sono altri matchup che non sono affatto positivi. Me ne rendo assolutamente conto. Sono qui per farvi vedere un po' tutti. Snorlax, bro. Testa o croce, se potete iniziare, iniziate. Avete tanti modi di tirar fuori lo Zacian, ne basta uno qualunque. Se potete iniziare, iniziate. Sempre. Sempre. Non c'è, ma un... Sempre si inizia, punto. Hello, ciao Snorlax, bella zio. Non ho idea di che cosa sia questo. Allora, cosa faccio? Capture. Zacian. Quick Ball. Allora, la Quick Ball vado a prendere il mio solo unicamente perché ho già il Persian in mano. Altrimenti non l'avrei praticamente mai fatto, avrei preso un altro mincino. Il discorso di base è che voglio, non so cosa gioca il mio avversario, voglio metterlo in difficoltà. Mewtwo non si vede più tanto spesso quel Mewtwo, per cui mi aspetto un Blacephalon, però... Vediamo un po', Giraci.
o sei preparato per giocare contro Control o perdi. Non sono tante le cose. Se era Blastifaron si vince. Ma perché non... Blastifaron è uno di quei mazzi che non poteva praticamente mai fare nulla. Il discorso di Blastifaron cos'è? Che o giochi Zacian per uscire dal lock e allora ogni turno ti chiamano avanti Zacian, o non giochi Zacian e allora ti faccio il lock. Zacian è una di quei due carte praticamente che rendono impossibile il lock, sono Zacian e Uranguru. L'Uranguru è quello che cambia la carta. Rendono impossibile il lock, per cui bisogna necessariamente trovare altri modi di vincere la partita. Continuare a chiamare davanti è sicuramente uno di quelli. Chiamare davanti, aumentare la ritirata, dare fastidio. Il mazzo deve dare fastidio. Ed è per questo forse che a tanti non piace. È un modo diverso di giocare. Io gioco da talmente tanto tempo che devo necessariamente per forza cercare delle nuove sfide ogni volta che gioco. E avere il mazzo che assegna energia, attacca, assegna energia, attacca, assegna energia, dopo un po' mi stanca. Con questo mazzo non si vince. Questi, i control sono notoriamente dei mazzi che non vincono i tornei. Tuttavia, io personalmente li apprezzo molto perché ogni partita non è mai uguale. Non sai mai quello che devi fare, anche perché non sai mai quali carte verranno su, cosa verrà su al suo avversario, insomma. Quindi nel frattempo stiamo facendo una gara a chi fa più mulligan, però imbarazzante sia la mia che la sua. Va bene, non è andata male. Parto io, e sicuramente le neo prima del vincino. Vediamo quanti mulli ho regalato al mio avversario. Il mio avversario starà giocando probabilmente tipo Centi Scorch Green. No, è un Girace, per cui non è un Centi Scorch Green. Però indipendentemente, raga, questo lo mettete giù, sempre. Non so ancora cosa posso permettermi di scartare e che cosa no, ma per non saperne leggere né scrivere, forse inizio con un palpad. Voglio il secondo vincino, assolutamente. Ho pescato 3 quick ball. Questo gioco è fatto bene. Imbarazzante, sì, è imbarazzante sotto tutti i punti di vista, ci mancherebbe pure. Avere già una quick ball in mano, fare Zacian e pescare altre 3. Allora, ho fatto sparire un Oricorio, non sono tanti mazzi che giocano Oricorio, sicuramente Blastifaron è uno di questi, vediamo se forse vogliamo tirar fuori un'altra partita contro Blastifaron. Finora praticamente non abbiamo visto niente, i miei avversari hanno concesso subito. Ripeto, se provate questo mazzo vi capiterà spesso che questo avversario concedono, perché molto per paura. Il mazzo è sicuramente un mazzo che incute timore. Cramorant. Quindi pensi che la soluzione migliore contro di me sia giocare con un Pokémon che scatta 3 energie ogni volta? Sono quasi tentato di non mettere giù il mio. Tramorant, switch, energia. Va bene. Cioè, rendetevi conto di questa cosa. Il mio avversario cerca 2 carte e io ho un Mew con energia davanti. Ok che io non ho pescato nulla perché questo gioco è imbarazzante, mi ha dato 3 quick ball. Ma se io avessi un Persian in mano, questa è la mossa peggiore da fare. In assoluto. Non so che cosa posso volere, per cui per non sapere il genere scrive faccio questo. Tanto di quick ball ne ho abbastanza. 3 carte, dammi un Persian che mi diverto. Ma quando mai? Mew è nei premi, giusto, giustamente, ma ci mancherebbe altro, no? Non volevate mica tirare fuori un... Adesso non è inutile questa partita. Volevate mica tirare fuori un Mew che vi parla dal Cramorant contro un Cramorant, ma ci mancherebbe.
Welder. Mi aspetto un KO sul Mincino, sinceramente. Ripeto, non avrei mai scelto di usare Cramorant come... Cioè, insomma, hai Victini B, usa Victini B. Non so contro cosa sto giocando, guardate bene. Però, cioè, per fare 4 attacchi ho bisogno di 4 Welder. Quick Ball scarta i due giraci. Quanto prima iniziate a vedere il cincino, quanto prima il mazzo inizia a girare. Non c'è lo spazio, prima che lo chiedete, non c'è lo spazio per l'evolution. Ok. Prego, scarta tutto per ammazzarmi uno. Cioè, diciamo che se proprio dovevo perdere un Pokémon, scartargli 3 energie è sicuramente una cosa accettabile. Ho messo giù il secondo Mew perché volevo fare in modo che il mio avversario non mi ammazzasse un Mew. A me servono i Mew. Due no, non mi servono due Mew, ma almeno uno sì. Perché? Perché il mio avversario sta giocando male. Per cui se posso tirare fuori i Persian preferisco. Un'altra delle cose da considerare è che non tutti sono preparati ad affrontare questo genere di mazzi. Non tutti sanno qual è la strategia dietro questi mazzi, non tutti li rispettano questi mazzi. Per cui molte volte sono semplicemente le persone a sbagliare. 160 su Zacian. Cosa succede? Succede che se non conosci un mazzo, non hai idea di come funziona, non sai qual è la sua strategia, fai mosse sbagliate. E se stai giocando contro un control, una mossa sbagliata ti cambia la partita. Da entrambe le parti. Badate bene, da entrambe le parti. Se stai giocando contro e fai una mossa sbagliata, soprattutto verso la fine, perdi la partita. Tu magari hai pianificato 40 minuti di gioco, fai un errore, perdi la partita. Ed è uno dei tanti motivi per cui questo mazzo non si gioca, soprattutto ai tornei. Perché tante persone non riescono a giocare per 10, 15, 20 partite di fila, sempre dovendo stare lì concentrati ogni secondo, con il pensiero che anche soltanto un errore dopo 40 minuti di gioco rischia di farti perdere tutto. È complicato. Allora, parto di Absol, meglio Absol che gli altri, metto sicuramente giù gli altri due. Perché metto giù gli altri due? Perché tanto li voglio comunque. Deve stare alle buste di Eternatus, avrà anche le buste... è un Eternatus, per cui di fatto dovrebbe essere un altro free win. Sto continuando a giocare indipendentemente da quello che trovo perché non sono ancora riuscito a finire una partita. Non sono ancora riuscito a finire una partita. Giuro, nel momento in cui finisco almeno una partita, volevo farvi vedere le partite contro Mewtwo, Centiscorch, ADP, eccetera. Però, raga, alla fine sono anche cose che potete tranquillamente andare a vedere voi se vi interessano. Io vi posso dire che la partita contro ADP è molto difficile. Se ADP parte bene e quindi inizia Gix al T1 e non fa errori, è difficile stare dietro, perché tre colpi e vince la partita. Il nostro, come avete visto, è un mazzo molto lento. Se il vostro avversario vi dà tempo, non importa che cosa sta giocando, ma se vi dà tempo, se vi lascia arrivare in fondo, questo mazzo vince contro qualunque cosa. Come bloccare un control? Gli devi mettere pressione, anche a costo di usare risorse. Gli devi mettere pressione. Se non metti pressione a un control, perdi la partita, indipendentemente da cosa stai giocando. Contro tutti, bene o male, la strategia è la stessa. Chiamare davanti, dare fastidio. Usate sempre la stessa strategia. Perché è vincente, è una strategia effettivamente vincente. Io qui cosa voglio fare? Mettere giù una bambola, sì. E fare Cinzia e Cretrin. Butto via l'Excalibur, ne ho due, più Rod non mi serve adesso. Va via. Un altro cincino, assolutamente sì. Dopodiché... sto pensando di ritirare e mandare la bambola. O sacrificare l'Absol. Vanno bene entrambe. Diciamo che per il momento sacrifico l'Absol. Le carte che ho in mano non voglio scartarle. Va bene così. Per cui dicevo, cosa devi fare contro Mewtwo?
il lock. Chiama davanti The Den, fa il lock. Cosa devi fare contro Centi Scorch? Il lock. Chiama davanti The Den, fa il lock. Cosa devi fare contro Centi Scorch Green? È più difficile. Centi Scorch Green è sicuramente un matchup negativo, perché se ti chiama davanti, se rimane davanti soltanto con un Centi Scorch e lo carica anche parecchio, è difficile. Io non ho previsto nulla per vincere quel matchup, però pazienza. Cosa devo fare contro Inteleon? Il lock. Chiami avanti uno. Capite dove voglio arrivare? Questo mazzo deve fare lock. Vince di lock. Poi è anche vero che contro molti mazzi il lock non serve. Continui a chiamare davanti. Chiami davanti. Soprattutto giocando il Persian. Prima o poi i modi per TL finisce. Anche perché tutti i mazzi... È vero che la maggior parte dei mazzi giocano 4 switch. Ma è anche vero che se ne giochi uno all'inizio, col Persian te ne faccio sparire uno. Oh, ne rimangono due poi, eh. Non sono tanti. Il mio avversario missa l'energia e per me questi sono turni d'oro. Allora, non voglio mettere giù il Meo. È una partita in cui non mi serve il Meo. Questo Birdkeeper però capita proprio a fagiolo. O no? Altra bambola. E vado alla ricerca disperata dei Cincino. È arrivato il Persian, che in realtà mi serve fino a un certo punto. Allora, perché la doppia bambola? Perché il mio avversario può farmene fuori una con gli Zither, come abbiamo visto prima, ok? Il mio avversario probabilmente top deccato adesso l'energia, oppure ha una supporta da usare, vediamo. Anche lì, le bambole sono dentro per prendere tempo. Io voglio necessariamente e disperatamente prendere tempo. Se arriviamo a un certo punto della partita in cui il mio avversario ha finito tutti i boss order, come in questo caso, arriveranno per forza a dover attaccare le bambole. Per cui anche lì hai usato un po' sole per un mincino. Vai, tuo. Buono. Cinzia e Caitlyn. Scarto una. Riprendo il Birdkeeper. È arrivato un cincino. Rimetto giù il mincino. E andiamo. Scarto una, le quick ball e le energie non servono più, potete tranquillamente farle fuori. Allora, il mio avversario non sembra avere granché, ma è anche vero che nemmeno io. Per cui cosa faccio? Pesco, non sapete cosa fare, pescate. Volete finire il mazzo il prima possibile, ok? Sicuramente arriverà un punto in cui metterò giù anche... Allora, cosa voglio? Io sicuramente se ho un... ho un Absol in panchina, per cui se trovo un boss holder lo gioco. Ah, ok, scatta la stadio, va bene. Sto avendo parecchie trivelle in giro. Non le apprezzo particolarmente, però. Boss order, di nuovo, wow. Dai. Due turni giocando boss order. Quanti ne giochi? 3? 4? Siamo sempre lì. Stiamo arrivando a un punto in cui... A me va bene, ragazzi, vi va bene perdere Pokémon all'inizio. Il nostro avversario deve fare i premi, se non fa premi a me dà fastidio, perché non posso fargli il lock. Per cui vai, prenditi sto KO, potevi prendere un premio in più con Zacian. Va bene così. Cincino, scarto una, pesco due. Che ti dico? Martello. Vediamo se riesco a togliertene una. Sì. Per cui Surge. Ti faccio sparire anche l'altra. E poi pesco. Pesco 3. Cosa riprendo? Agrund. Ci mancherebbe. Metto giù un altro mincino. E visto che gli danno fastidio lo stadio, no. Perché questa? Perché in questo modo lo attacca con E+. Siamo sempre lì. Posso dargli fastidio? Continuate a dargli fastidio. In questo modo per attaccargli serve sicuramente un'altra energia da dare dietro all'Eternatus, sono switch, l'energy switch, ma deve far sparire questa stadio. Non dubito che abbia modo di far sparire la stadio. Forziamoglielo, in questo modo. Pokégear. Nulla, a vuoto. Attacca di Eternatus contro questo mazzo non è la strategia vincente, raga. Perché? Perché attacca due. Io due le faccio fuori.
Basta un martello, un grunt, un doppio grunt. E uno switch se n'è andato. Già questo mazzo non tutti va. Ok, visto? Ragazzi, questa stadio ha fatto sì che non mi attaccasse questo turno. Testa, fortissimo. Di solito non mi succede mai. Meno male che in questo video arriva. Grunt, via. Non attacchi neanche questo turno. Scarto, mio. Non mi serve, mio. Pesco 2. Palpad, assolutamente sì. Ridammi queste cinze Catherine. È anche vero che sto per finire il mazzo, per cui forse questa è più importante. No, doppia cinze Catherine. Via, andiamo a pescare. Dopodiché io sicuramente a un certo punto devo mettere giù Drillbur. Quel momento è già arrivato. Io non so se ho il Rod. Potrei andarlo a controllare, ma c'è ancora tempo. Va bene così. Ho un altro Drillbur. E già questo mi dà un po' più di tranquillità. Ho tante carte in mano. Il mio avversario può darmi fastidio con Marni. Le Marni sono sicuramente le carte che mi danno fastidio. Ora, situazione peggiore per me, contando che io non avevo visto il mazzo all'inizio, ho scartato l'Extra del primo turno. La situazione peggiore è che io ne abbia nei premi sia il secondo Extra sia il Rod. E in quel caso, Ale, che fai? Perdi? Probabilmente. Scarto un'energia. Non mi serve più. Martello, raga, tre teste su te, ve lo assicuro, non mi succede mai. Faccio sparire una bambola. Drillbur con energia. Pesco 3. Rimangono davvero poche carte del mazzo. In 5 carte ci deve essere o il Rod o il secondo Excalibur. Non c'è nessuno delle due? Raga, pazienza, sfigato. Capita. Se stai giocando a DP e c'hai due DP nei premi? Capita, pazienza. Ok, lo scopriamo subito perché pesco tutto questo turno. Il Rod c'è. Il Rod c'è vuol dire che io ho praticamente vinto la partita. Perché? Iniziamo a fare Rod. Recupero 2. Cosa recupero? Il cincino e l'Exerly. Dopodiché Surge. Vado con una Shinsia e Kathleen. Scarto un Reset Stamp. Recupero un Surge. Spero di pescare o l'Excadrill o il cincino. Ok, ho trovato il cincino. È difficile non pescare nessuno dei due con una carta rimasta nel mazzo. Però vabbè, pazienza. Lily. In questo modo vado a pescare entrambe le carte. Metto giù un altro Drillbur. Excadrill, Capture. E in realtà non voglio neanche fare nulla, nel senso mi limito semplicemente a iniziare fin da subito a scartare le energie io. Non c'è granché che voglio recuperare. Potrei controllare la pescata, ma il mio stile non sta facendo niente. Per cui vai così, zii. 4. Cosa recupero? Rod, per forza, non posso stare senza Rod. La stadio a lui dava fastidio, sempre meglio averla che non averla. Dopodiché martello. Anzi, per il momento c'è già una stadio che gli dà fastidio. Facciamo così. Ho recuperato un Rod e tre martelli. Perché martelli? Il mio avversario ha 4 energie fuori, più una lì. Quante ne avrà il mazzo? Per non sapere neanche scrivere, io vado. Tra un po' inizierò a fare Stamp, Jesse James. Anzi, tra un po', al prossimo turno in realtà. LT Surge, Stamp, Jesse James, lo mando a 0 carte e inizio finalmente a farvi vedere quello che è il lock. Ok?
vediamo se anche con lo Switch non mi ammazza in un colpo, perché mi fa 90. Marnie mi dà fastidio. Sì, perché vedete, avevo ovviamente le carte che pesco sono quelle rimaste nel mazzo, ovviamente. E Marnie mi dà sicuramente fastidio. Switch 90 danni. Martello. Testa, raga, è imbarazzante, vi giuro, non succede mai. Chiedete a chiunque. Ho fatto una qualità di teste imbarazzanti. Wow. Chiedo scusa al mio avversario. Scartoon, zii, chiedo scusa. Ne sono consapevole. Scarto una, pesco due. Wow. Chip chip. No, pieti uno di questi. Attacco, sì, per forza. Un attacco devo farlo per forza per recuperare questo rod. Ovviamente non mi rende felice la cosa, però un attacco devo farlo per forza. 2, 3, 4. Vedete, se io adesso per sbaglio non avessi recuperato questo rod, avrei perso la partita. Perché sono consapevole che un ex cade nei premi. Questo rod è l'unica carta che fa sì che io continui a giocare. Mi sarei giù 4 Crobat, non mi interessa più il fatto che lui usi Quick Ball. Pesca quello che vuoi, non puoi avere il quinto Crobat. Ha già fuori 6 energie. Scarta una per prendere un'energia. Potrebbe essere uno Switch l'ultima carta che ha in mano. No, Professor Research. In questo momento, ragazzi, il mio avversario ha solo 9 carte rimaste nel mazzo. Non sono tante. E ha fuori uno Switch. 2 Switch giocati. 3 Switch giocati, addirittura. Contano che gioca l'Iridian. Un'energia già dalla mano l'ha data. Non so quanto possa avere ancora. Dunque, vediamo un po'. Non mi interessa più andargli a vedere la mano. E sicuramente questo Cinzia Ketin è qualcosa di cui approfitto. Ok. Via le bambole. Quattro premi sono tantissimi. Hop, via questa. Posso andare a recuperare i martelli? Sto pescando bene. Sì, direi che mi sento di andare per i martelli. 1, 2, 3. Gli ho messo giù un altro stadio, in questo modo o devi tirar fuori il quarto Switch, interessante, o l'energia buio speciale, ci sta, o un altro stadio. Ha già fuori però 2 Viridian, oltre alle 2 Viridian giochi anche la Dark City? Caspita, lo spazio per il resto. 8 carte rimaste nel mazzo avversario, mi spiace, non ho potuto fargli vedere il lock, però pazienza. Mi chiama davanti uno Zacian. Probabilmente vuole evitare che io continui a fare avanti e indietro, ma è anche vero che io nel mazzo gioco il Birdkeeper che ho già usato prima, per cui so per certo che posso ritirare. Make do, scarto una, pesco due. Make do, scarto una, pesco due. Un'altra testa? No, vabbè, ci sta. Cinzia e Kathleen. Scarto una, pesco tre. Energia davanti. E pesco tre. Perché energia davanti? Se non trovo il Birdkeeper posso comunque fare qualcosa? Se toglie la mine, sì. Ovviamente non voglio assegnare 4, però se sempre lì, vediamo. Mi va bene anche se me lo ammazza, raga. Va benissimo anche che lo ammazza.
ovviamente do per scontato del bel keeper, mi sembra, faccio a fuori di fare tante partite intanto faccio confusione su quello che effettivamente c'è e quello che invece non c'è, però in questa partita sono abbastanza sicuro che ci fosse. Sì, l'ho usato per ritirare l'auto e mandare avanti la bambola, per cui vado abbastanza tranquillo. Great Ball, 7 carte rimaste nel mazzo. Capite che ovviamente questo mazzo ha perso tanto nel momento in cui è sparita Bell'Elba. Stanno sempre lì, non sanno fare il loro lavoro, pazienza. Con Bell'Elba i control sarebbero rimasti semplicemente fortissimi e i mill avrebbero fatto ancora faville. Senza Bell'Elba bisogna necessariamente ridimensionare le cose. Cosa significa? Come faccio a finire il mazzo all'avversario? Semplice, due carte in mano di Reset Stamp, Jesse James. Due carte in mano di Reset Stamp, Jesse James. E continui così. Non ci sono soluzioni, non ci sono alternative. Ok, Bird Keeper, ritorno davanti col mio amico Martello. Capite perché è fondamentale avere il Bird Keeper nel mazzo? Voi volete fare questa cosa? Volete disperatamente fare questa cosa? Uno e due. Recupero. Vai, amore mio, recupero. Cosa recupero? Recupero 1, 2, 3 e 4. Il rod ce l'ho in mano, tutto quello che mi serve. Ripeto, questo è un matchup molto facile, soprattutto perché difficilmente si sa giocare contro, ma però indipendentemente avevo tanti troppi modi dare fastidio a Eternatus. Ma in generale, lo scopo del mazzo è questo. Exile recupera 4, è un fase 1. Pazienza, è un po' più complicato, è vero. Recupera 4 però, almeno quello, un po' di aiuto dove darlo. Dopodiché ho visto in giro altre liste, ci sono sicuramente altri modi di giocarlo. Lasciatele perdere. Ci sono tutta una serie di carte qua dentro che metterle non ha il minimo senso, sono spazi sprecati. Dovete capire che cosa è fondamentale avere e che cosa invece è un più. Ci sono tante carte che possono sembrarvi utili, ma se vi fanno vincere delle partite che già vincete, non è importante, non tenetele. Dovete vincere, dovete avere delle carte che possono fare vincere le partite che non vincete, non viceversa. E quando sono andato avanti a parlare, abbastanza, sì, il mazzo sicuramente è molto valido, se volete saperne di più raga mi vedete durante le live, lo gioco, lo gioco, lo gioco, altrimenti per tutti quelli che hanno l'abbonamento, almeno livello 2, venite a sfidarmi se volete, faccio più che volentieri delle partite contro il contro quello che vi pare, in modo da vedere tutti i matchup differenti. Ho dato fastidio, no? Chiamare davanti, scattare energie, da fastidio, il mazzo quello deve fare.